Buongiorno amici. Bene, oggi siamo in un video in collaborazione con Sal Digital, gli stessi che mi hanno spedito qualche mese fa questo, di cui trovate la recensione sul mio profilo Instagram. Quindi Instagram, che si chiama come il canale tra l'altro. Ma oggi parliamo di lui, questa bestia, no? Questa roba enorme. Che cos'è? Andiamo ad aprire. Allora, lo apriamo e troviamo questo. Adesso faccio vedere tutto per farvelo vedere, però fa niente, questo, no? Quando mi è arrivato era tutto incelofanato bene, quindi Sal Digital ottimo, perché me l'hai incelofanato, ci ho messo 10 minuti a togliere tutto il celofan, quindi buona spedizione. Tra l'altro è arrivato 4 giorni, 2 giorni dopo che l'ho ordinato, quindi fantastico. Però teniamo questo e troviamo questo. Voi lo vedete dal dietro, quindi dite: e che è? E che è? Che cos'è? È una tela. Allora, vi spiego perché mi sono fatto inviare questa tela. Perché Sal Digital su Instagram, quindi se andate a cercare Sal Digital su Instagram lo trovate, propone varie volte di fare delle recensioni sui loro prodotti. Quindi voi vi iscrivete, vi danno un codice sconto e poi vi mandano a casa il prodotto che avete scelto, tra l'altro in modo velocissimo. E voi dovete semplicemente fare una recensione come io sto facendo qua adesso, oppure come ho fatto su Instagram un'altra volta. Cosa troviamo qua dentro? Troviamo dei pezzi di legno che dopo andiamo a montare, cioè li monterò quando attaccherò anche la tela, quindi nella prossima parte del video, e ci sono anche le istruzioni. Perfetto. E poi troviamo la tela. Adesso, ok, la tela è questa. Voi la vedete un po' male perché con la luce riflette, però è normale, cioè è una tela, quindi ci sta. Io a Sal Digital dico che, premettiamo che io non sono un fotografo, quindi non so tutte le cose precise, questo, quell'altro, quindi potrebbe essere tutto sbagliato quello che io dico, quello che io non so l'italiano, quindi di tutto e di più. Comunque, allora, Sal Digital, buona la stampa, intanto arrivano messaggi, ma buona la stampa, buonissima, fantastica, riprodotto fedelmente la foto che gli ho mandato. L'unica cosa è che non è come avevo detto io, cioè nel senso, io gli avevo dato un'inquadratura alla foto, perché ovviamente ci sono anche i bordi dove c'è la foto, dove cioè la foto continua anche sul bordo, io gli avevo dato una certa inquadratura. Questa inquadratura non è la stessa, che per carità, per la mia foto va benissimo, perché avevo un signore davanti al Duomo, perché mi è venuta male la foto, non me ne ero accorto quando l'ho fatta, e qui non c'è, perfetto, perché nel senso a me va meglio, però non a tutti può andare bene. Anche perché magari una foto fatta bene, fatta in un certo modo, poi viene fuori in un altro modo, eh? Comunque, resistente, buona la foto. Su Sal Digital, tra l'altro, potete impostare il fatto che ci sia il miglioramento dell'immagine, quindi vi applica qualche un po' di contrasto, un po' di saturazione, un po' di queste cose. Lo fa in automatico, quindi non è che c'è qualcuno che te la modifica bene. Io non l'ho applicato proprio perché sul sito vedevo che andava un po' meglio senza, quindi per il mio parere l'ho fatta senza ed è venuta bene.
probabilmente sarebbe venuta bene anche facendo, anche spuntando il fatto di fare la correzione dell'immagine, quindi dovete vedere voi. Comunque, abbiamo detto tutto, le parti in legno di prima andranno montate negli angoli, probabilmente per tenere tesa la tela e non farla richiudere su se stessa con il passare del tempo. E imballaggio perfetto, spedizione in 4 giorni mi pare, doveva essere in 10 giorni, è arrivata in 4 giorni, fantastico. Grazie mille Sal Digital, e prossima parte del video sarà mentre l'appendo, però niente di che, questo è il video, grazie mille Sal Digital e ci vediamo al prossimo video. Ciao.